Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Spar d'Arte. L'opera d'arte di cui ti voglio parlare oggi è una performance. È stata fatta da Marina Abramovic Ulay nel 1977 presso la Galleria d'Arte Moderna di Bologna. Il titolo della performance è Imponderabilia. I due performance, Marina Abramovic e Ulay, si posero uno davanti all'altro completamente nudi proprio all'interno dell'ingresso della galleria. La particolarità di questa performance è che proprio da quell'ingresso entravano i visitatori per visitare appunto la mostra stessa. I due corpi nudi ovviamente diminuiscono lo spazio d'ingresso e ciò fa sì che lo spettatore che deve andare a vedere la mostra si trova obbligato a dover passare in mezzo a due corpi nudi. Ovviamente, come si vede già dalla fotografia, ma ancora meglio nel video, e lo spettatore è colto da enorme imbarazzo. Lo scopo di questa performance è molto particolare, nel senso che innanzitutto stiamo parlando di body art, ossia quella neoavanguardia che ha caratterizzato gli anni 70, in cui appunto molti artisti utilizzavano il corpo per fare arte, e molto spesso il corpo era nudo, molto spesso il corpo era, se vogliamo, anche violentato. In questo caso il corpo è nudo e il corpo viene messo in qualche modo, se così possiamo dire, alla merce di tutti. La cosa interessante però da notare è che, soprattutto guardando le reazioni dello spettatore, che in questo caso diventa assoluto protagonista dell'opera, l'imbarazzo non è degli artisti che sono nudi nel limitare della porta, ma l'imbarazzo è dei visitatori che si sono vestiti. Questa sorta di performance era stato un gioco per voler in qualche modo giocare con i meccanismi mentali che si vengono a creare nelle persone nel momento in cui si ha a che fare con un corpo nudo. Ancora oggi la nudità è vissuta in maniera molto particolare. Pensiamo soltanto che questa performance è stata fatta negli anni 70, in un periodo in cui forse c'era si era ancora meno abituati a vedere e a assistere a determinate cose. In questo caso lo spettatore si trovava di fronte a due corpi nudi sconosciuti, che quindi già questo destabilizzava. Si trovava inoltre costretto a passarci in mezzo, a passarci attraverso e inevitabilmente a entrare in contatto con questi corpi nudi. In questo momento qua, quindi, all'interno della mente dello spettatore nascevano un sacco di meccanismi che andavano così a scoprire quelli che poi sono i paletti, se vogliamo, della nostra società contemporanea. L'importanza di questa performance non è assolutamente la nudità degli artisti e la rivendicazione della nudità come sorta di libertà, ma diventa invece protagonista la reazione degli spettatori e il loro modo di rapportarsi con una nudità a essi sconosciuta. E si assiste così quindi ad una sorta di ribaltamento. Non c'è un imbarazzo per chi espone il proprio corpo nudo, ma l'imbarazzo ricade su chi vestito è costretto a in qualche modo subire quel corpo nudo. Marina Abramovic è una delle performance più importanti della storia dell'arte contemporanea. Ultimamente è diventata molto celebre grazie alla pubblicazione del DVD The Artist is Present e grazie appunto alla collaborazione con alcuni artisti, per esempio Lady Gaga. Ma questa è un'opera della storia dell'arte molto importante, fatta nel 1977. Quindi Marina Abramovic ha la sua storia, c'è sicuramente una degli artisti più importanti dell'arte contemporanea che forse andrebbe meglio conosciuta per quello che ha fatto in passato. Sicuramente questa è un'opera d'arte ben diversa da quelle che abbiamo visto finora all'interno della rubrica Spore d'arte. È un'arte basata appunto sulla performance, non c'è un qualcosa di materiale, e le uniche testimonianze che abbiamo appunto di questa performance sono video e o fotografie. Che cosa pensi di questa performance? La reputi interessante? Ti è piaciuto scoprirla? La conoscevi già? Che cosa pensi? Lasciami i commenti qua sotto. Se ti è piaciuto il video metti un mi piace e condividilo, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Io ti do appuntamento come ogni volta a lunedì prossimo con un nuovo episodio di Spore d'Arte.